saluta. Buonasera, benvenuti a fare i tuoi. Come dice la lavagna, state apparecchiando, noi vi apparecchiamo a fare i tuoi. Buonasera, grazie. Allora, grazie. La nostra meravigliosa Italia magnetica, è arrivato il signor Renato a Roma, non solo per noi, ma insomma anche per noi, e quindi anche la Sicilia viene impreziosita, il magnete. Grazie, viva la Sicilia, il primo magnete a Roma. Grazie, grazie Renato, buona serata. Vado a riattaccare. Guardala là, anche la Sicilia, c'è il suo primo bel magnete, la forchetta, la di cena. Maestro Nigro, buonasera. Buonasera. Musica. Buonasera. Allora, Affari Tuoi International, da Facebook, Twitter, arrivano saluti, maestro, da tutto il mondo. Allora, alleluia, alleluia, abbiamo visto ieri, anzi rivisti, anche in Canada, dopo anni di assenza, Alessandra Luciani. Salutiamo gli amici in Canada America. Bologna è impastato, la salutiamo e dice, finalmente la Rai si è decisa di farcelo vedere anche in America. Grazie, ringraziamo la Rai, Rai International, Just Love, Affari Tuoi, So Glad That I Can Finance, è tutto in inglese. La traduzione è, amo Affari Tuoi, sono felice che finalmente io lo possa guardare, grazie a Rai International. Helen Lugnetti da Darwin, Australia, ci guarda in Australia l'ultimo. E poi applausone, buongiorno da New York, il programma di Affari Tuoi è molto bellissimo e tu sei fantasticissima e io spero che lo fanno pure a New York, ma pure noi, cara Elvira, gradito applauso, Facebook di Affari Tuoi nel mondo. Pubblicità, la Toscana giocherà, il gigante buono, guardalo là, Federico, il regista dal pallone, ma dei muscoli d'acciaio, Affari Tuoi, nel mondo, forever. Adoro. Ciao Peppino, bello Peppino. Buonasera, benvenuti a fare voi. Sorteggio già effettuato, gioca la Toscana, potete rivedere il sorteggio su Facebook, tutto in regola. Ma adesso è tempo di scegliere la X. La NASA ci ha fornito questo. Vai. Oh, gioca Federico, guardate ragazzi, purtroppo è sposato, lo so, applauso alla sua bellezza, alla sua giovinezza, la X scelta. Intanto saluto il notaio Pagaterra, buonasera. Buonasera, buonasera Flavio, buonasera a tutti. Pietro, grazie, mio nipote, l'avvocato Barbara D'Agostino. Professor Mattiacci, ma che fa la sola? Buonasera Flavio, ben ritrovati. Buonasera a tutti. Ben trovati, c'è il professore, eccolo là, guarda che bello, ieri sera parlava, cantava con Mago Merlino. Ricominciamo. Maestro, tutto a posto? Sì, sì. Ha visto che cambio estetico, ieri sera lo stiracchiato, stasera, guardi qui, il bronzo, stirato. Il bronzo di Livorno, questo che è stirato, questo è allargato, però geneticamente modificato, guardano lì. C'è rugbista? Sì. Non solo, anche pallanotista? Ex pallanotista. Sì, così, eh? E poi lavori, beh, c'è un lavoro anche, sì, vero, sì, che sì, è un sì, negozio? Un negozio d'abbigliamento a Livorno. Insieme a mamma? Sì, lavora anche mamma insieme a me. Bello, che sì. Immagine tenera. Quest'uomo, saluta mamma, come si chiama? Ciao mamma. Ciao mamma. Mamma? Mamma Laura. Mamma Laura! Maestro Nigro, cominciamo a cercare i fratelli Paquitos. Ieri l'abbiamo trovati. Valgono sempre 5.000. Il numero 2. Buonasera Beatrice, sempre più elegante, 5 euro, brava. Costa di Rovigo, la salutiamo, la cica rubia, la ragazzina bionda. Belli Paquitos, dove saranno? Se lo chiedono a casa i bambini, anche grazie. Oriana, 14. Fate i bravi Paquitos, fatemi trovare mentre svolazzate. Oriana, buonasera, sempre più bella. 50 centesimi, fantastico. Vai, principe di Livorno, Federico Baroni, anche Barone, The Barons. Il terzo tiro e vinciamo 5.000 euro. Giada, la Val d'Aosta. Buonasera, Giada, Giada. Buonasera. Giada, Giada. 75.000, peccato, sfumano non solo i 75.000, ma anche l'opportunità di vincere i Paquitos, come ha fatto ieri il nostro fantastico Spiracchiato, che salutiamo, se sarà ripreso, già sarà, stanotte fa 700. Ciao panini. Roby! Ciao bello Roby, stanotte 700 panini! Lo salutiamo, salutiamo tutti gli amici che di notte lavorano nei forni, lavorano di notte per poi il pan, quello che mangiamo noi, belli comodi che ci svegliamo più tardi. Altri tre tiri, tutti e 33 trotterellando, entrarono in 30.
tre tiri per trovare il Caciucco. Sei il re di Livorno, ce n'avrai fino qua, è buonissima. Caciucco per te, con due C, doppia C, Caciucco. Carmela ai 16. Andiamo con Carmela, caffè sorriso, vediamo se ci fa sorridere o è un caffè amaro. Tesoro mio, caffè sorriso, gli fai sto caffè da te lì al caffè, mamma mia. Poco sorriso, pochissimo sorriso, se ne vanno i 250.000 euro. Questo nel rugby che sarebbe? Che l'altra squadra ci hanno asfaltato? Che faccio, sono montati sopra? Ci hanno rubato una touche. Sai, invece poi... la palla corrono in meta, corrono verso sì, la nostra. Sì, no, la touche è là, è la rimessa. Sì, mettono quello, la rubano e vanno, avanzano, vanno in meta, avanzano di molti metri. Abbastanza. 250.000 metri. Sono vicini alla meta. Neanche Pomi Dottore e Manici di Scopa, per i meno giovani come me, se si ricordano il film, i rinoceronti ci hanno spianato proprio. Allora, ci dobbiamo riprendere piano piano, non so, poi io lo dico a te Federico che te ne intendi. Te ne intendi di botte prese anche a pallanuoto, la pallanuoto non si scherza sott'acqua. E allora? Bellissima Tommasa, sì. 18. Aspetta ad aprire, mia bella Tommasa, bella, elegante come Penelope. No, è bellissimo perché non sei musicista, sei solo rugbista, pallanuotista. Perché il tempo non è il mio forte. Prova un po'. Queste mani, e chi lo contraddice? Va bene anche questo. Tommasa, siamo nelle tue mani. Passiamo da quelle d'acciaio di Federico alle tue così garbate e gentili. Caciucco! In un trionfo di sapori, il caciucco alla siciliana, non alla livornese. Grazie Tommasa. Pesce siciliano fatto alla livornese, o se preferite pesce livornese fatto alla siciliana, come prepara voi? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, potremmo chiudere molto bene, andare, che ne so, all'intervallo, primo tempo, chiudere, insomma, tornare in vantaggio, comunque far capire alla dottoressa che non siamo qui per vincere il cucchiaio di legno. Bravi, prendete coraggio, bravi, bravi. Maria Grazia, il numero 6. Buonasera Maria Grazia, la capa tosta, tu pure ce l'hai tosta la testa perché per giocare a rugby. Vediamo la capa tosta chi è. 10 euro lo scontro tra capocce. Bellissimo. Oh yeah, chiusura del maestro Nigro. Oh yeah. Grazie maestro. Grazie. Allora, se siete da poco rientrati, stavate cenando di là, ma comunque avevate acceso il televisore e dice che stanno a fare affari tuoi, che fanno? Allora gioca Federico Baroni, il nostro meraviglioso pallanuotista, soprattutto rugbista, ma anche papà, sposato. Lo dico alle ragazze qua dietro che hanno detto, Flavio, puoi chiedere se c'è da fare anche il rugby femminile? Non con... non si può. È sposato, troveremo altrove. Per voi, Livorno, nato a Livorno, viva a Livorno con la moglie Silvia, figlio Francesco di 5 anni. Sì. A proposito di Francesco, ecco il campione. Vedere, maglietta meravigliosa, perché? Perché questo qua c'è Francesco. Lo salutiamo sicuramente a casa, che guarda la partita con la mamma. Non è a casa, ma è di sopra, nascosta da qualche parte come sempre. E noi, anche se è cattiva, l'accogliamo perché noi siamo buoni rispetto a lei. 1, 2, 3! Bravi, non ci facciamo guardare dietro, buonasera! Ma lo so che non è cattiva. Che la dottoressa, ragazzi, lo dico a te, ha detto fare lo stampo alla regola, verrei a giocare giù di sotto. Guardi, lei veramente, ma ci sono io, anche ferire i miei sentimenti, capisco, l'uomo d'acciaio. Prima ho fatto una pacca prima dell'inizio della partita, così ho detto Federico in bocca all'uomo, mi è rimbalzata via la mano. Sì, mi si è rotto quasi il polso, ho detto, lui ha detto no, è la camicia, dico no, sei te, dico, è di Livorno, ma il marmo è di Carrara. Massa Carrara. Aspetta, grazie per la fiducia. C'è una foto inconsueta. Perché inconsueta? Quale sei? Sono quello giù, quello che placca, quello che strizza. Ha detto dammi le chiavi, vedi come sta facendo, dove le lasciate le chiavi? Voleva fare meta lui. Porca miseria, quella doveva fare meta, non sia mai. Non sia mai. Mazza, siete 18 contro 1 però, che scorretti. No, scherzo, no, vabbè. Ma so. È gioco. Ci si sono messi.
Guardi, io non la dico questa cosa. Io non la dico questa cosa. Cioè la dottoressa proprio si espone. Sì, proprio sì, non si vergogna, ha detto avvisi Federico che stasera lo placco io. Ma cioè, ho capito che... No, dico, ho capito che sono quegli ultimi momenti della terza età, quelle fiammate finali. La vecchia tigre del cappiotto. Serve. No, vabbè, ma si è sdiliquita, ma cos'è? No, vabbè, ma non si può giocare, notaio, verbalizzi, la dottoressa non è in grado, come dire, di intendere e di volere. Con voce melliflua ha detto, do la possibilità a Regbista di cambiare, se vuole. Quando è andata via, si sentiva della musica romantica. Maestro, si sentiva Fascination di là. Ha detto, vado via. Dia la possibilità al bel giovane, se vuole, di cambiare. E poi se vuole apre uno, due, tre, cinque pacchi, come vuole. No, sempre tre. Però volendo puoi cambiare, puoi sistemare le cose, magari torni a casa, tua moglie dice tutto in disordine, Federico, via, vai di là. Ma ringrazio la dottoressa per l'offerta del cambio, ma per ora mi tengo questo e vado avanti. Tu non giochi col numero 12? No, però è un numero che... No, però... Senti, scusa, per noi... Sì, voglio... sì. Siamo italiani, siamo soprattutto un popolo a quest'ora dedito un po' alla pasta asciutta, soprattutto al calcio, in canottiera, come Fantozzi. Il pilone, che è uno dei tuoi ruoli nel rugby, detto in poche parole per noi che insomma non siamo proprio sveglissimi di mente, sarebbe uno che nel rugby, a parte placcare selvaggiamente quelli dell'altra squadra. È una prima linea, il ruolo fondamentale del pilone è comunque la mischia chiusa, che è un... sono i due esterni della prima linea. E vi menate? Ma no, menarci no, no, però, cioè c'è un impatto. Siete quelli che vi manca alle volte un po' l'orecchio? No, no, guarda, l'orecchio viene questo qua, è un po' consumato. Sì, no. Infatti, vedete, non l'ho menato. Perché questo tendenzialmente è più un orecchio sciupato da seconda linea. Ah, c'è l'orecchio da seconda linea? Sì, ma perché ho... Io per esempio ho questa, a furia di telefonate, dottoressa. Tu sei consumato. C'ho l'orecchio sciupato da telefonate, è bellissimo, lo so, anche con l'orecchio maciullato, vabbè. Anche la dottoressa proprio è pazza di te, ha detto anch'io ad affari tuoi un po' sono il pilone perché sono quella che fa il lavoro sporco, le offerte, deve fare la cattiva, scusala, purtroppo a una certa età non si vede un bel bocconcino così, si straparla. Senti, io credo che il suo ruolo sia più sulla mediana, in regia, regista. Certo, bravo, infatti, sì, è vero, bravo, hai ragione, non è pilona, è regista. E allora maestro, partiamo, o con lei, un po' musica. Madagascar, ci muoviamo, si può parlare volendo. Muovi, mi piace se ti muovi, mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora, mi piace se ti muovi, mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora, muovi, mi piace se ti muovi. Balli bene, te sei un ballerino, E allora, Umbria, il 19, Veronica. Buonasera. Bella musa, Umbra. 50.000, ci dobbiamo muovere meglio, molto meglio. Concentriamoci ancora di più. Respingiamo l'attacco della dottoressa. Avanti, Regbi, rivolto. Soraya, il 17. Buonasera, Soraya. Sarà sole, sarà luna. Ridiamo pure no. 30.000, stiamo scendendo, dobbiamo trovare un blu. Il tuo compagno di viaggio, tristissimo all'inizio della partita, ha detto mai ti ha levato Federico. Chiedigli quando è pronto. No. Beh, no. Calcolando
che sei il violino e lui è la custodia, meglio se arretra, ti copro io, mi sacrifico io, mi immolo. Allora, apparentemente diciamo che il grillo, involontariamente, è venuto a interpretare il sentimento della dottoressa che ti voleva far cambiare. Prendo il 7 del Piemonte. Il nostro Richard Gere, c'è grossa crisi e quindi il nostro... No, Giuseppe, salutiamo. A che? Ci mancherebbe altro. Giuseppe... I nostri cattivissimi hanno detto sembra più Akiko che Richard Gere, sembra più Lasky del film. Non è vero Giuseppe, sei meraviglioso. Sei un uomo fantastico, sei un uomo che accetta di scherzare su se stesso andando a smuovere uno dei simboli di bellezza mondiali eterni. Oh, yeah. Sì? Cosa vuole? Cioè, chiama più volte delle altre sere perché deve parlare con Federico. Se voglio lo passo, non si potrebbe, no dai, io fa un verbale a parte. Allora vado a dirlo. Non è una foto. Non è una foto. Non è un filmino. Non è un poster. È una grandissima sorpresa per te, perché dal Porto Vecchio di Livorno, zona fra Piazza Repubblica e il quartiere Venezia, guarda che abbiamo il collegamento! Allora... Buonasera ai compagni di squadra del Livorno Rugby 1931. Loro sono più giovani, non so, del 30 della squadra che salutiamo. Salutiamo gli amici di Livorno, naturalmente. Eccoli là, sempre il nostro magico Affaritoi fa tutto, il nostro magico collegamento. C'è il sole alle 9 di sera, sì, anche sì. Stasera Affaritoi fa questo. Livorno, del resto lo sapete, è dall'altra parte degli Appennini, quindi là è giorno. Qui da noi a Roma è sera. Adesso, se non è un appello, perché da ragazzi non lo potrei fare, siete troppi e siete troppo grossi, però se vi va io dico i nomi sperando siano tutti giusti, allora se volete alzare la mano e insomma vi fate individuare. Il dirigente Pasquale c'è? Eccolo là, si faccia vedere, è latitante, no? Si può far vedere? No, è a piede libero. Benissimo. Cristian, olè, Simone! Andrea, Marco, Dario, Nicola, Cristiano e poi Marco e l'allenatore Diego. Eccoli là. Ben arrivati, grazie. Il Livorno Rugby 1931. Oh, giocare a rugby li conserva giovani. Guarda, sono del 31, guarda questa. Dottoressa, tutti, adesso, anche voi la stessa sorte, siete salutatissimi dalla dottoressa, mamma mia che serata, che serata, ce li ha tutti lei in offerta speciale. Allora, salutiamo tutta Livorno, sì, bene, alla dica, la dottoressa dice forza, mischia, ma mischia economica, o tre tiri se vorrai continuare a scontrarti con la sorte e con la dottoressa medesima, oppure ci salutiamo qua, ci ricongiungiamo ai tuoi compagni di squadra e ci salutiamo con la bellezza di 21.000 euro, e dico 21. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne ha 21 mila euro. È una notizia bella, sembra brutta, suoniamo, fammi una cosa, perché dice 21 mila euro, cioè se ti offrono per strada 21 mila euro, uno, è calato un gelo, non è che li devi dare due. No, no, 21 mila euro, certo. Sono tanti soldi, tanti mesi per guadagnarli e tutto. Il negozio va bene? Come sì, no, no, va, il negozio va abbastanza bene. A rugby vi pagano? No. Ma no, no. Pemmenate, gratis, pemmenate a 0-0. È passione. Infatti ragione, lo sport è passione. Il sport è il lato più bello dello sport, è infatti, quello. Infatti sono felice di fare uno sport povero perché ti regala soddisfazione e non soldi. Palla a nuoto, rugby, vi allenate come mali, è vero, li salutiamo, per sacrificio, carità. Sacrificio, tutti sacrificio. Si allenano, però voi siete tra quegli sport veramente, tanto de cappello, è una roba. E quindi? Tornando a noi, rifiuto l'offerta perché io sono un giocatore di sport, non certo. Giocatore con i soldi, non si gioca, non si scherza, ma la partita va portata più avanti. Infatti, troppo presto per la... seriamente, va benissimo, allora rifiutiamo. Notaio. Il rugby Livorno 1931 non si ferma, ripartiamo, avanziamo, verso la meta. Bravi, fuori tempo, così vi voglio. Il rugby Livorno in collegamento. Gabriella, il numero uno, le Marche. Stacca, non aprire. Gabriella, prima facci sapere di te. Salve, buonasera a tutti. Sono Gabriella, abito a San Benedetto del Tronto e rappresento le Marche. Amici di San Benedetto.
Andiamo, prego, prego. Vediamo come arriva. Perfetto! 50 euro. Brava Gabriella, ben arrivata nella famiglia di affari tuoi. Bravo Federico, fammi fuori tempo, ma fammi preciso ai macchi blu. Christos, il 13 l'Abruzzo. L'amico greco, il greco di Pescara. Calimera, Calespera, che speriamo. Aiuto, 20.000, vabbè. Se può fare, se può fare, se può fare. Passa. Maestro, bravo, quel tempo là, così. Perfetto, così. L'aiutiamo, Federico, sei pronto per essere il nostro pubblico da domani sera? Come vai fuori tempo tu? Ne ho visti pochi. Stefano La Liguria. La Liguria, buonasera inebriante, facci sognare. Un brindisi, Stefano, vabbè, 10.000. Costosi, ma abbiamo difeso i dopo 100, altri 500. Tre assalti di questa partita di rugby fra te e la dottoressa, abbiamo difeso i 500.000 euro, abbiamo difeso i 100.000 euro, abbiamo difeso la X, che ad esempio ieri sera il nostro stiracchiato, l'amico stiracchiato, aveva 110.000 euro nella busta, abbiamo i 5.000 euro, purtroppo dall'altra parte quattro possibilità per la dottoressa, che non vorrei già più vedere sul tabellone. Dica, inebriata del rugbista, cosa vuole sapere di questo pezzo d'uomo? Atleta tu, atleta anche tua moglie Silvia? Sì. E vi siete conosciuti pedalando? Ci siamo conosciuti in palestra pedalando. Non vi sì. riposate mai? Come no. Quindi eravate in palestra, lei si allenava sì. per uno sport più? Sì. No, lei aveva tanto. Smesso di fare sport, lei ha fatto pattinaggio, è stata anche campionessa italiana. Accidenti. Sì. A Francesco sarà un grande sportivo, insomma. Speriamo. Speriamo. Perché lo sport è un tassello molto importante, è un insegnamento di vita e se lo ritroverà per sempre. Hai ragione. Io e il maestro Nigro tutte le sere, sollevamento forchetta, facciamo campioni olimpici, guardi là, ma le pare niente, quello è un gesto, quello non scherza, a tagliare a tempo, portare alla bocca e bevi, asciugati e pulisciti, e non si finisce mai, tutta la cena col maestro, e quindi eravate lì in palestra. All'inizio ci siamo conosciuti senza niente di particolare, e ci si incontrava lì così, si scambiava due parole, pian pianino, poi... Eravate fidanzati con altre? Io no, ero single, lei era fidanzata, però all'inizio è comunque nata prima un'amicizia, certo, e un rapporto... Sì. Ma non ti puoi appoggiare? Così hai detto... Lei si è lasciata e successivamente l'amicizia ha preso sempre più... L'amicizia ha preso sempre più... ha preso forma, c'è un'amicizia che mi ha preso forma. Guarda Massi, ce la fate a inquadrarlo tutto in una volta? Domani sera Federico a Super Quark, c'è una puntata su di lui, sugli uomini, pensa, facciamo parte della stessa specie e tu sei così, e io, pensa, sull'album delle figurine saremo nella stessa pagina, perfetto, con esiti totalmente diversi, lo so che lei poi sceglie me perché lei ha pietà di quelli, di casi umani. Dì. È timido, è bello, è timido, è muscolo, lo so, purtroppo li ripeto, è sposato, non c'è niente da fare. Forse chiediamo, nella squadra c'è qualcuno libero? In quel bel groviglio di corpaccioni, guarda lì là, guarda, a destra c'è Zarrillo da giovane, là seduto di qua. C'è il cantante di Negramaro a sinistra, guarda lì, c'è San Giorgio, là. Marco quello dietro, eh? Marco quello dietro, sì? In seconda fila, se si tira su è più grosso di me lui. Fai vedere Marco che la dottoressa non butta via niente, no. Come? Sì, Marco. Ciao, come va a casa? Ciao. T'ha posto? È libero? Quello è libero? Quello sì, è libero. Sono le single, perfetto, ragazzi. Sì, sono single, visto. Grazie. Perfetto, e uno l'abbiamo sistemato. Va. Ok, Ale. Allora... e questo mi piace addirittura già scriverlo, saliamo, guarda qui, se fossero le yard, vabbè, quello americano, insomma, però nei metri, le vengono com'è, sì, va bene. Sono 28.000 euro, guarda qua, 238.000 euro, 28.000 euro, da 21.000 euro si sale, si avanza verso la meta della dottoressa, sì, bellezza, no. Ma non totalmente, quindi tre. Tre. No, perché mi aspettavo quello, dice no, non deve chiamare, facciamo le cose, fai come vuoi, che facciamo? Che facciamo? Ribadisco il concetto di prima, che la partita la voglio giocare, voglio continuare a giocare
e vado avanti, rifiuto l'offerta. Quindi, e vado avanti. Quindi notaia Portocampo, verbalizza. Il mio carissimo amico Vittorio Emilia Romagna. Sono in salita, buonasera Grillo. Buonasera. La X, dobbiamo salutarla. Passiamo al ciclismo insieme a Bartali. Scendiamo rispetto a ieri, ma comunque erano 60.000 euro. Ma ormai, cosa fatta? Capo A, ciao alla X, ripartiamo. Quando passa Bartali, vediamo cosa esce dal pacco 5 quando passa Bartali. Mazzola, Rivera, Claudio Villa, Mario Del Monaco, tutti quelli che tifavano e tifano Coppi, amano Coppi, dicevo vedi quando passa Bartali, escono i 500.000 euro. Dobbiamo assolutamente trovare un blu, piove, siamo anche in inferiorità numerica, mischia pazzesca, sta palla che non la riusciamo a bloccare, passa dalle mani da una all'altra. Situazione di difficoltà, situazione di difficoltà. Non riusciamo a uscire con la palla dalla mischia, maestro ci sospinga, 8, 20, 15, 4 e 12. Il mio grandissimo amico è il gordo Maurizio. Maurizio il gordo da Milano. Abbiamo sognato troppo, sì. Dici, giovinezza, bellezza, amore, figlio, moglie, muscolo. Vabbè, sono fortunato, guarda lui, mia moglie. C'è il bellissimo Francesco. Sono gli positivo. Amici, ci servono gli amici del rugby Livorno. Sono i miei amici. Allora, vedi, non lo lasciate solo adesso. Fatto. Si può ben altro. Dica. Il cucchiaio di legno glielo do in testa dopo a cena. Dica, quanto? Si vergogni, come tutte le racchie quando quello bello non ci esce a cena, allora dice. Tre tiri, vabbè, va da sé. La dottoressa cattivissima, fa i conti, anzi, offre 1.000 euro. Però, perché quando saluto lei sembra sempre pure così, invece qua c'è proprio l'osso. Però si può fare una cosa, una partita di rugby, siamo in tempo, no? 15° pacco, siamo sì, di 15, sì, gira. E nel rugby forse non c'è come meccanismo, non è che si può andare dall'arbitro e dire c'è arbitro, vogliamo con gli altri compagni di squadra giocare per la Iella. Qua invece si può, e invece di giocare per 1.000 euro, all'improvviso i 5.000 euro non valgono più niente e si può giocare per 40.000. Ci rifugiamo in touche, sì. Calcio, boom, e mandiamo la palla fuori. Hai visto? Una cosa, so, questo ho detto del rugby, questo so. E ci rifugiamo in touche, l'ho sempre sentito dire in televisione. Sì, sì. Ci rifugiamo nella Iella, sì, oppure sì. No? Sicuramente. Rifiuto l'offerta e gioco per la Iella. E allora Iella sia! Professore,
visto che giochiamo per Aiella, è il suo momento, dica una cosa. Flavio, come spesso diciamo da un male può nascere anche un bene, effettivamente questa sequenza di 500 e 100.000 euro ha abbattuto il valore atteso di questa partita, che era molto più alta. Tuttavia adesso giocando per l'Aiella, il valore atteso che prima era solo 1.000 euro si è moltiplicato per 20, perché questa partita in questo momento in media vale 20.000 euro, con la probabilità del 50% quasi di vincerne di più. Guarda come riprende colore appena si gioca per l'Aiella. Fosse messo davanti al televisore adesso, se troviamo i 5.000 euro si fa festa. Ok, allora mi tolgo subito il mio pacco iniziale, ovvero Piemonte il 12. Avevi il 12, cambio obbligato, vediamo un po' se si vince lì oppure no, se escono i 5.000 si fa festa. I paquitos, no. Riproviamoci. Autoielliamoci. Tanto sei bello comunque, come le pare, te posso in carica. Pure che la bombetta di starli oggi è bella, guarda che c'è. 5.000 euro. Luigi, l'avvocato... Avvocato, facci scatenare, tempesta, scatenaci tu. 100 euro. Un altro tiro per vincere 10.000 euro. Dammi qua. 20. Sto aiutandoti a cercare, a trovare l'Aiella e quindi a ringraziarcela. Forza ragazzi, fatemi sentire da Livorno! Che gridano? Chico, Federico! Chico, Federico! Il mio grandissimo amico Giovanni, 15, dai! Se sono lì vinciamo 20.000 euro! Dica! Abbiamo sognato, era arrivato anche il finale della musica, era perfetto. Si apriva il pacco, finiva la musica della Aiella. Ha notato che momento musicale, intensivo, sportivo? Ma lei che capisce, quando uno è bello non vede più niente. Torniamo a fare i seri, anche se sempre per l'Aiella giochiamo. Ma qua che sia Aiella o no, il pensiero è uno solo. Torniamo a cambiare? Pensaci bene. Ma senti Flavio, siamo a fine partita, il cambio nel rugby come in tutti gli sport a fine partita non è un piacere, cioè quindi evito di cambiare il pacco, oramai il cambio, ho avuto il cambio obbligato, mi sono tenuto questo, si è girata la partita con l'Aiella, ma non voglio cambiare, non cambio. Non cambiamo, quindi noi adesso, per l'ultima volta lo spiego a te e a tutti, la confusione del momento, noi ci dobbiamo curare, siccome stiamo giocando in maniera inversa per l'Aiella, ci dobbiamo curare. Che qua dentro ci si ha il blu, stacca senza aprire, Massimiliano vado là, non hai voluto cambiare, la prima volta hai cambiato, hai dato via, cosa c'era? Blu, c'era poco e niente, che c'era? Dentro... C'era Paghito, quindi c'era Paghito. Torno serio per un attimo, abbiamo giocato con la dottoressa insieme come facciamo sempre con voi a casa, con voi meravigliosi sostenitori e di Federico e di Affari Tuoi tutte le sere. Serio e vi dico, ricordatelo sempre, la dottoressa non gioca contro di voi, gioca per lo spettacolo, non gioca in maniera spietata e cattiva, dice ma che sta dicendo? Sto dicendo che non sempre quello che fa è una trappola, la possibilità di cambiare proprio sul filo di lana alla fine della partita ci avrebbe consentito di vincere 10.000 euro, perché purtroppo il blu sta là. I soldi stanno qua, ma siccome giochiamo per l'Aiella è tutto rovesciato, quindi non esultiamo, prego. Quello era il blu che cercavamo, questi 5.000 euro che se avessimo avuto in giro
ci avrebbero fatto vincere. Vabbè, dai Flavio. Ogni volta sono costretto a ricredermi su di lei. Buona cena, buona serata, glielo saluto, ti saluta. Fede, sarà per un'altra volta. Salutiamo i tuoi amici, la tua squadra, allenatore, dirigente. In bocca al lupo Livorno Rugby. Un saluto a tutta la città meravigliosa di Livorno. Fede, c'è problema, Flavio. Un piacere con i ragazzi, con tutti quelli che hanno già giocato in precedenza, con voi. Se Dio vuole, noi torniamo qua domani sera. Grazie, grazie, buonasera. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Ora in onda, nessuno mi può giudicare, è un meraviglioso film, una commedia con Paola Cortellesi, Raul Bova, Rocco Papaleo, regia del mio amico Massimiliano Bruno. Buona visione. Dovresti pensare a me.